Una grande manifestazione che riscopre le radici, abbatte, diciamo, i confini tra le squadre di appartenenza e lo fa all'insegna di Firenze, della grande tradizione di partecipazione relativa al basket che c'è in questa città, in un luogo che non poteva essere che quello, perché è il luogo da cui si vede tutta Firenze, si abbraccia tutta la città e saranno 3 giorni all'insegna del divertimento e della grande pallacanestro. 12, 13 e 14 luglio, queste le date dell'All-Star Game Firenze 2016, un appuntamento imperdibile per tutti gli innamorati della città del Giglio e del mondo del basket della NBA, massimo campionato professionistico americano. Evidentemente il richiamo all'All-Star Game, che appartiene più alla filosofia di Oltreoceano, è un richiamo voluto, è un richiamo anche, diciamo così, empatico, per cercare di dare alla manifestazione un risalto ancora maggiore, perché poi in realtà è la vera partita delle stelle di Firenze, perché i migliori giocatori si stanno già allenando sui campetti di tutta la città ormai da settimane, perché si vogliono far trovare pronti all'appuntamento. Forse si allenano anche più dei loro colleghi americani in vista dello Star Game. Io sono convinto vedremo più difesa al piazzale Michelangelo che non allo Star Game vero e proprio che normalmente si gioca nei primi mesi dell'anno nell'NBA. La 3 giorni dedicata alla pallaspicchi si svolgerà interamente in piazzale Michelangelo e porterà in campo i 4 colori storici di Firenze. Bianchi, azzurri, verdi e rossi, queste le 4 squadre che si affronteranno per stabilire quale quartiere comanda nel mondo della pallacanestro fiorentina. Un evento veramente molto atteso, sicuramente da chi ama il basket. Io penso però che sarà talmente penetrato nella città che ci saranno anche tanti digiuni di basket che si affacceranno al piazzale Michelangelo per partecipare. 2 semifinali, la prima il 12 luglio tra rossi e verdi, la seconda il 13 luglio tra bianchi e azzurri. La conclusione dell'evento si terrà poi il 14 luglio con la gran finale. Allora, il sorteggio l'abbiamo fatto logicamente per San Giovanni, abbiamo scelto ormai Firenze e quindi la sua tradizione, quindi abbiamo scelto San Giovanni e San Giovanni abbiamo fatto il sorteggio. La prima partita del 12 luglio sarà rossi-verde, mentre la seconda partita sarà bianchi-azzurri e le vincitrici andranno a fare la finale del 14 luglio. Le squadre sono già pronte, anche ieri sono stata a vedere 2 allenamenti alle squadre, sono tutti molto carichi, anzi ci sarà forse anche un po' di dispiacere perché ci sono oltre 35 giocatori per squadra e solo 12 difenderanno il proprio colore, quindi l'attesa è sicuramente tanta, ogni giorno mi arrivano richieste di informazioni, quindi sicuramente aspettiamo tanti fiorentini ma anche tanti appassionati pallacanestro in generale che vorranno venire a vedere questo spettacolo. L'All-Star Game Firenze 2016 non sarà però solo una sfida tra i migliori cestisti fiorentini, ma una festa di tutta la pallacanestro in riva all'Arno, con piazzale Michelangelo che diventerà un villaggio tutto incentrato sulla pallacanestro, in cui si potrà giocare nel torneo 3 contro 3, assistere alla gara del tiro da 3 punti e anche alla gara delle schiacciate, oltre che a tanti altri eventi collaterali. Abbiamo pensato a un evento dove la pallacanestro fosse l'interprete principale, però logicamente poi abbiamo voluto creare non solo un campetto, ma abbiamo voluto costruire proprio, hai detto bene, un villaggio, perché ci saranno tanti stand, tanti sponsor, tante persone che staranno intorno al campo di pallacanestro e quindi creeremo veramente una propria cittadella. L'idea nostra è quella di creare una mini olimpiade del basket a Firenze e raccogliere tante persone appunto interessate, ma anche persone curiose che vogliono venire a vedere questo sport.